Diciamo che in questa zona in particolare l'edilizia era di una alta qualità di manodopera, cioè il muratore in questa zona sapeva fare un po' tutto, sapeva fare dal carpentiere al muratore al cementista, no? Un po' anche il ferraiolo, e in particolare intonacatori, no? Noi l'intonaco qua è stata una delle cose più belle che abbiamo avuto perché avevamo un inerte, che era la sabbia del tagliamento, che era una sabbia pulita, una sabbia, e non costava niente e veniva un intonaco formidabile. Il tagliamento è stato per questa zona, diciamo per noi, è stata una risorsa grandissima per la qualità del materiale che era un materiale ben pulito, lavato, non c'erano in quei tempi che lavavano le ghiaie, le sabbie, no? Era una sabbia naturale. Cercavano diverse zone, ma una sabbia naturale così perfetta, così buona, che permetteva, aveva anche un pochettino di grasso per fare anche l'intonaco, no? Ma che ci permetteva di fare queste cose qui veramente a livello. Adesso la sabbia, l'intonaco civile, la parte finita, non la prendono più nel tagliamento perché non vogliono andare in giro a cercare dov'è la buca o dove può essere, e arriva dal Po. E mi ricordo erano le persone che facevano solo quel mestiere, no? Che portavano prima coi cavalli. No, quindi era un lavoro a mano, portare fuori coi cavalli, poi quando era fuori ricaricarlo per portarlo giù, lo tenevano conto con questo materiale. Il trasporto, sì, quando mio papà faceva l'impresario prima della seconda guerra mondiale, e quindi i trasporti venivano fatti col carro agricolo. Mia mamma aveva una stalla di due mucche, di cui una veniva bardata come un cavallo e partiva, mi ricordo, e io avevo 10-12 anni. Quando si arrivava sotto la salita, per esempio qui di San Floriano, io andavo come a raccomandarle nell'orecchio per farle coraggio, no? E lei partiva tutto un trotto e non si fermava fino che non arrivava sopra, perché se si fermava a metà non riusciva più a ripartire, no? E quindi i trasporti venivano così, insomma.